Domenica di protesta davanti al municipio di Amburgo in Germania. I manifestanti sorreggono un cartello con scritto «Le armi atomiche sono proibite» con riferimento al Trattato delle Nazioni Unite sulla proibizione delle armi nucleari. È una richiesta di distruzione di tutte le armi nucleari. E questo ciò che chiedono i fisici internazionali per la prevenzione della guerra nucleare riuniti al meeting internazionale di Amburgo. L'organizzazione è nata negli anni Ottanta da fisici americani e sovietici uniti contro la corsa agli armamenti nucleari e ha vinto il premio Nobel per la pace nel 1985. Siamo preoccupati soprattutto perché i più grandi paesi con armi nucleari, Russia e Stati Uniti, anch'essi coinvolti indirettamente nella guerra in Ucraina, devono dichiarare che non useranno armi nucleari in questa guerra. No all'uso di armi nucleari. Questa protesta segna il secondo anniversario del trattato dell'ONU che vieta l'uso di armi nucleari. Si teme che la Russia potrebbe usare armi nucleari tattiche, cosiddette piccole, ma gli esperti in una conferenza che ha preceduto questa dimostrazione hanno spiegato che non esistono armi nucleari di piccole dimensioni. Ha un'autonomia fino a 40 chilometri. E non sono solo le armi a preoccupare gli attivisti. Hanno anche discusso delle minacce dell'energia nucleare, dei potenziali danni causati da possibili incidenti a centrali elettriche in tutto il mondo. Esperti internazionali stanno spingendo per una zona di protezione attorno al grande impianto di Zaporizhia in Ucraina. Sarebbe importante imporre una danger zone invalicabile intorno alle centrali in modo che non corrano alcun pericolo di essere colpite da missili, bombe o bombardamenti per ridurre al minimo il rischio. E in ogni caso non eliminerà del tutto il pericolo perché i danni possono essere causati anche dalla perdita di potenza o per errore umano. Martedì, in un evento collaterale alla conferenza di Amburgo, un altro gruppo di esperti evidenzierà i rischi delle armi nucleari e il Bulletin of the Atomic Scientist aggiornerà il suo Doomsday Clock, l'orologio del giorno del giudizio, che simboleggia quanto gli umani siano vicini all'autoannientamento.